vita affonda le sue radici nell'amore, non possiamo fare a meno. Ma non è sempre facile. Non si può amare se non si è stati amati. Non si capiscono gli altri se prima non si è stati capiti. Ora, fare un'esperienza di accettazione, di comprensione, di amore può portare le persone poco a poco, essendosi loro sentiti capiti, sentiti amati, per esempio in un gruppo di incontri, in un colloquio, un semplice colloquio, amati nel senso no, di ascoltati in silenzio, con partecipazione, accettati, eccetera, una forma di amore, può portare queste persone poco a poco a capire gli altri, ad amare gli altri, laddove magari non riuscivano a fare. Quando si riesce ad amare, poi, si riesce anche ad essere più fiduciosi, più tranquilli, si vive con maggiore dignità, maggiore consapevolezza e serenità, perché l'amore poi non è l'amore di dipendenza, l'amore poi è qualcosa di più, come diceva lei, di più grande, più vasto, che infonde questa energia, la forza, la sicurezza. Lo strumento fondamentale dell'eccellente comunicatore sono quindi le domande di approfondimento. Le tecniche di ascolto diventano essenziali quando ci troviamo di fronte a interlocutori difficili, in caso sono due, l'interlocutore non è disponibile a parlare. Occorre parlare sulla questione del clima di fiducia, l'altro cioè non ha compreso cosa potrà guadagnare da questo colloquio. Non dobbiamo allora insistere con le domande, ma lavorare sulla relazione, incoraggiare, fornire informazioni a lui utili, comunicare ad esempio fin dall'inizio quali saranno gli argomenti di cui si parlerà insieme, la scritta per ogni titolo in testa del telegiornale, quello che volete che ci preparo. Magari il primo servizio non ti interessa, ma è disposto a rimanere in linea con voi perché uno degli argomenti che avete anticipato è il suo interesse e su quello potrebbe essere anche disposto a dirvi la sua. Il secondo caso è più tipico, occorre ricordare che non tutti gli interlocutori esprimono in modo chiaro i loro bisogni. Tendenzialmente ciascuno di noi quando esprime un bisogno tende a farlo con espressioni generiche, vaghe e approssimative. Un compito importante per noi è quello di aiutare gli altri a mettere a fuoco questi bisogni, facilitando la precisazione delle situazioni e delle aspettative. L'obiettivo è quello di avere un'accezione chiara, precisa ed esplicita dei bisogni. Quanto più l'accezione del bisogno è chiara, tanto più probabile sarà per l'interlocutore rendersi conto della necessità di agire e prendere in considerazione le soluzioni da lui proposte. Ascoltare esige allenamento, mi trovo più a fare con i docenti delle riviste che insegnano le tecniche utili a scolpire gli addominali, citare delle regole importanti, ma per diventare campionato è necessario allenarsi regolarmente tutti i giorni e magari avere un allenatore vicino. Ed ecco gli esercizi, ascoltare con tutto il corpo, con lo sguardo, con i propri movimenti, questo aiuterà l'altro a sentirsi ascoltato e a farsi ascoltare. Attenzione, nell'applicazione del gesto tipico di ascolto, però l'altro deve essere indicato la sorgenza di pericolose torcicolle. Meglio in ogni caso armonizzarsi al ritmo dell'interlocutore, anche quando parliamo noi. Veloci con chi ama ritmo veloce, più lenti con l'interlocutore che in quel momento hanno scelto di giocare lento. Evitate distrazioni o se pensieri che distraggono, ma anche telefonate di disturbo, perché in certe situazioni non chiedere ai colleghi di avere pietà e non telefonare in un momento di comunicazione importante. Un cellulare sempre dotato, come tutti, di un pulsante off. Essere consapevoli delle proprie modalità di ascolto, cioè cosa vede l'altro quando ascoltiamo, è molto importante. Fatevelo dire ai vostri cari, siate gentili anche se vi diranno cose, ai voi, troppo vere. Stare zitti e non interrompere serve, anche se questo non risulta più ai nostri politici proprio dopo la campagna elettorale, sono casi da utilizzare come buon esempio. Ascoltate anche guardando bene il vostro interlocutore. I cambi di espressione e di postura sono segnali importanti. Prima di pensare a come potete farvi capire voi, pensate a comprendere bene chi avete davanti. Niente ansia di prestazione, grazie. Preparatevi ad assumere all'altro quello che avete ascoltato, questo è un punto essenziale, sarà la prova per lui o per lei del fatto che avete ascoltato davvero. Prendere appunti può servire a voi per fissare gli elementi importanti e poi... Riassumere all'altro, sapete come si chiama la tecnica? Riflettere. Tecnica riflettente, riformulazione. Rappresenta
Quindi riassumete quello che avete ascoltato senza metterci dentro subito quello che pensate voi. Verificate che l'interlocutore si ritrovi nel suo riassunto. Verificate che l'interlocutore si ritrovi poi nella riformulazione. Come si può verificare? No? Secondo voi? Per esempio? Non è così. Capito bene, così era questo che volevi dire, questo è capire, è questo, è giusto, cioè, per avere la conferma che la riformulazione è giusta, a volte questo è anche ci viene detto la verifica ti dice che no guarda, non è così, e allora si va avanti nella direzione scelta da lui. Passate, se servono, alle domande. Domande di approfondimento. Apriamo un'altra pagina. Giusto velocemente, perché è un argomento molto lungo, è giusto una breve parentesi per chiarirvi le idee al riguardo. Le domande, secondo Rogers, abbiamo detto l'anno scorso, che sono generalmente direttive, no? le abbiamo chiamate esplorative, sviano il discorso, sono da evitare, possono dirigere, portare fuori strada il soggetto, metterlo di fronte a tematiche che magari non vuole affrontare, e quindi abbiamo detto che sono da evitare. Ma non è sempre così. Vediamo invece quali sono le domande direttive e quali sono invece le domande che invece bisogna utilizzare in un colloquio di aiuto, che sono domande non direttive. Le domande direttive sono quelle che indagano su degli aspetti di cui il cliente non ha parlato proprio. Per esempio, mentre sta parlando di un argomento, gli si chiede: mi parli del suo tempo libero? Un altro argomento, lui comincia a parlare di quello, magari non ha nessuna rilevanza rispetto al problema, e lui invece parlando di un'altra cosa, poco a poco ci sta portando sul problema. Questa è una domanda direttiva da evitare. Le domande non direttive invece sono facilitanti, sono di aiuto, sono quelle che servono solo ad approfondire, domande di approfondimento. Servono a specificare qualcosa che il cliente ha già detto, vanno cioè ad indagare nella direzione scelta comunque dello stesso cliente. Sono domande aperte, che aprono, ampliano il discorso, mentre per esempio la domanda di chiarificazione è una domanda di questo genere, cioè che cerca di chiarificare, per esempio mi sta dicendo che eccetera eccetera, oppure puoi descrivermi in modo più preciso quanto hai detto. Questo è una domanda che vuole approfondire, no? Per di approfondimento che serve a chiarire a lui stesso, magari ad approfondire le cose, oppure desidererei avere più chiaro ciò che lei intende dire. Questa è un'altra domanda di approfondimento che comunque rimane all'argomento scelto dal cliente, no? Quindi non è direttiva, non lo sviamo. Oppure può esplicitare il suo pensiero? Oppure domande esplorative, domande del tipo a quale episodio si riferisce? Oppure c'è qualche fatto che riporta a quanto ha dichiarato? Per magari parlare di un problema in generale, si può fare per delle domande sempre utilizzabili, facilitanti, si chiamano domande che indagano sul significato. Per esempio, domande che cosa significa questo per te? Che significato ha per te quello di cui hai parlato? Che cosa c'è? Che senso dare a questo? Quali valori sono alla base di quello che hai detto? Sono tutte domande buone, cioè domande che vanno soltanto a dare un senso, un significato, a capire che significato ha per lui quello di cui ha parlato. Quindi non è che lo portiamo fuori strada.
Perché questo è importante per te? Queste sono tutte le domande al significato. Il significato è un costrutto fondamentale che usiamo per organizzare la nostra esperienza, per dare delle priorità. Le cose che hanno più significato per noi le mettiamo al primo posto, diventano prioritarie, le cose che hanno poco significato sono secondarie, no? E quindi questo lo aiuta a dare una mettere a ordine tra le sue priorità. Sono domande che lo facilitano, mettere ordine in se stesso. Significato è un costrutto che serve per esprimere i nostri valori, per raccontare come li realizziamo, per definire ciò che è importante per noi, insomma, che significato ha, che senso ha per te, questa è una domanda del genere. Quanto è importante per te fare questa scelta a questa età, per esempio, no? 60 anni, voglio divorziare, che significato ha per te? A questo punto della tua vita, questa scelta. Questa domanda porta a chiarirsi, a chiarire dentro di sé il senso, il significato, in base ai propri valori. È un chiarimento, lo facilitiamo. Quindi è una domanda che lo facilita. Anzi, che facilita il contatto con il suo io profondo, i suoi valori, le sue priorità. Senza una ricognizione del significato non si può accedere ad un cambiamento profondo. Qualcuno diceva sì, si può cambiare, ma se uno non sa che cosa vuole, quali sono i suoi valori, dove deve cambiare, come fa a cambiare, in che direzione deve cambiare, ecco perché è importante capire, grazie a questa domanda del significato, sapere un po' quali sono i tuoi valori, che significa, che senso ha per te, e poi puoi fare un cambiamento. Per esempio, scelgo di divorziare perché per me, per quanto riguarda per i miei valori, io non sopporto di essere picchiata, non rispettata da un'altra persona. È una cosa che non lo sopporto proprio, è una cosa che va contro i miei valori. E quindi, alla luce di questo, ecco il significato. Io, a questo punto della mia vita, faccio questa scelta. Cambiamento, ecco che arriva un cambiamento. Cambiamento non soltanto in quel contesto, ma poi diventa, no? Un cambiamento di atteggiamento generale nella vita, quando uno accede a queste cose. Cambiamento di un comportamento. Perché sia vero e stabile, occorre che sia coerente con il nostro sistema di valori. Ognuno c'è il suo. Noi pensiamo di non avere valori, di non avere tendenze, di non avere vocazioni, prendiamo quelle che ci vengono dati da qualcuno, no? Generalmente, dopo, quelli che ti dicono. Genitori, o che ti dice la moda, la televisione. Ognuno invece ha i suoi valori, le sue tendenze. E bisogna essere coerenti con i propri valori. Insomma, le domande da utilizzare sono quelle. Scusate. Le domande buone sono quelle che porta il cliente a ripensare alla propria esperienza, ad esprimere con maggiore precisione ciò che vuole dire e a trovare il significato, il senso profondo che ha per lui una scelta, ciò che è un comportamento in base ai suoi valori, no? Cioè, quando ha trovato questo senso, questo significato, ha trovato che cosa? La forza per agire, per cambiare. Cioè il motivo dell'azione lo devo fare perché va contro i miei valori. Il motivo del cambiamento, che poi è la motivazione, quello che si chiama la motivazione. Trovo la motivazione ad agire, a cambiare, a fare cose, no? Delle scelte nella vita.